Ciao a tutti. Allora, niente, questo è un video sostanzialmente di aggiornamento e mi fa piacere che le mie creazioni di scrapbooking, quei bigliettini che vi ho fatto vedere, vi siano piaciuti a tal punto da chiedermi dei tutorial. Come sapete, io ho iniziato adesso a creare qualcosina, però mi sono subito appassionata, ho comprato un bel po' di attrezzatura e mi sono messa subito all'opera, mi sono lanciata in questo nuovo hobby e mi piace, mi rilassa molto e riesco a farlo, ecco, durante magari le pause dello studio. Invece, ecco, magari le paste polimeriche richiedono un po' più di tempo, un po' più di calma. Niente, riguardo ai tutorial, mi fa molto piacere che voi me li abbiate, insomma, chiesti e credo di poterne fare, insomma, qualcuno e magari qualcosa di semplice perché, insomma, come vi ho già detto, ho iniziato anch'io da poco e ovviamente non sono un'esperta del settore. Ecco, quindi magari se avete bisogno di qualche consiglio più specifico sui materiali, non so, insomma, se avete bisogno di aiuto, potete consultare magari il canale di Creazioni by Mia e vi lascio il link qui. E appunto potete magari chiedere a lei, che è proprio un'esperta di scrapbooking e lo fa per mestiere, quindi chiedete a lei se appunto avete qualche dubbio, qualcosa di più specifico. Ovviamente io vi aiuterò per quello che posso, quindi per quelle che sono le mie conoscenze. E niente, io volevo dirvi questo, che ecco, magari farò qualche tutorial. Però sempre a livello così per divertirci e non pretendo di insegnare lo scrapbooking, visto che ho iniziato insomma l'altro ieri. Ecco, poi volevo dirvi che con i tutorial sulle paste polimeriche non sono sparita. È che in realtà sto sperimentando, ho provato a fare anche qualche tutorial, ma sono usciti due o tre, ne avevo preparati, poi alla fine non l'ho più pubblicati perché sono uscite delle schifezze allucinanti e quindi ho detto va bene, evitiamo di mettere in giro queste schifezzine. E se poi una cosa non mi convince al 100% non c'è verso che insomma cambi idea. E niente, io ho questi periodi anche di alti e bassi con le paste polimeriche. Spero di riuscire a sbloccarmi e di fare finalmente un tutorial decente da poter caricare che appunto mi soddisfi al 100%. E questo è tutto, insomma, questi erano i miei aggiornamenti e questo è tutto. Vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!